Un saluto a tutti, mi chiamo David Zattarin e questa sera vi presenterò una suite alternativa a quella di un noto marchio che bene o male tutti noi usiamo. Questo servizio è offerto da Infomaniac gratuitamente, una società abbastanza nuova situata in territorio elvetico, in Svizzera. Ci dà praticamente la possibilità di avere un indirizzo email, uno spazio cloud e dei servizi tipo la possibilità di editare dei documenti, di scriverli online, di condividerli e anche di collaborare con più persone per la loro stesura in modo totalmente gratuito e sostanzialmente anche etico. Cioè loro non praticamente utilizzano i nostri dati per indagare praticamente su quello che a noi piace e per poi darci la pubblicità, diciamo, più consona alle nostre abitudini. Quindi praticamente non fanno proliferazione di dati personali. Vediamo ora come funziona e come installarla. Allora, andiamo su internet, cerchiamo Infomaniac con la K. Il primo sito ce lo presenta subito, clicchiamo. A questo punto, come volete, come vedete, la loro suite si chiama Key Suite e ci permette di collaborare all'interno della nostra azienda oppure anche del nostro gruppo familiare o gruppo di amici in maniera praticamente etica. Perché loro stessi affermano che tutto quello che noi, diciamo, inseriamo al loro interno, tutti i dati, non vengono praticamente toccati e non vengono utilizzati per conto terzi. Infatti dicono che c'è la piena rispetto della privacy dei nostri dati. Qua infatti loro affermano che Infomaniac è detenuta esclusivamente dai suoi fondatori e dagli addetti. I suoi dati vengono trattati tramite software sviluppato in Svizzera nell'aspetto del RGPD e della privacy. Quindi garantiscono la correttezza, insomma, dell'utilizzo dei nostri dati. E danno anche un cloud all'interno di 20, di 15 gigabyte, mi sembra, più una casella di posta elettronica di 20 gigabyte, quindi offrono anche più spazio di quello che offre la concorrenza. Ovviamente, questi, diciamo, quantità di spazio può essere espanso pagando una piccola cifra. Comunque, vediamolo. Intanto andiamo sul sito. Ok, e ci creiamo il primo indirizzo gratuito. Clicchiamo qui. Come vedete, sostengono ancora che tutto è situato in Svizzera, senza pubblicità e rispettosa della privacy. Allora, creiamo un'email gratuita, cosa che invece non fa l'alternativa perché ci mandano pubblicità, ci tormentano e via dicendo. Allora, crea un nuovo account, come vedete dal suo schermo, inseriamo il nostro nome. Continua. Selezioniamo un indirizzo email a cui ci fa più interesse, quindi per esempio scrivo email, per esempio email PD, Pado, vediamo se è libero, e l'estensione. Allora possiamo scegliere letic.com, l'ik.me che è più breve, oppure ikmail.com che è quella che assomiglia di più a quella che utilizziamo. Io scelgo ik.me, vediamo se è libero. Inseriamo la nostra password. La password deve avere delle caratteristiche particolari, cioè deve essere almeno una lettera minuscola, almeno una lettera maiuscola, almeno un numero e almeno un carattere speciale, lo dicono, e possibilmente 8 caratteri. Continua. A questo punto ci chiedono un numero di cellulare. Ne usiamo, uso quello che ho aziendale. Ok. Allora, 351 94 25 219. Accettare e continuare. A questo punto ci viene inviato un codice di verifica, un SMS. Eccolo qua, inseriamo questo codice che è a monouso 4.
45, 47, 35, continuiamo. Ok, a questo punto il sistema crea in breve tempo l'indirizzo email gratuito, fino a proporci anche un piccolo ricordo delle nostre credenziali che possiamo poi stampare o custodire in qualche modo. Qui abbiamo l'indirizzo email, il mail pd @chiocciolik.me e la password. Notate come, essendo un'azienda relativamente nuova, ancora possiede indirizzi email davvero corti. Accedo al mio indirizzo email. Eccoli qua, ci mandano il benvenuto. Benvenuto, benvenuta David, da adesso puoi utilizzare il tuo servizio email pd@chiocciolik.me. Perfetto. Allora, la prima cosa che loro ci propongono per spiegarci il funzionamento di questo nuovo desktop, diciamo, ci dicono di seguire un tutorial. Clicchiamo qui e mi fanno vedere come si fa a creare un nuovo messaggio nella barra quella scura, avanti. Ci fanno vedere come è possibile creare, eventualmente sfogliare le cartelle, cioè dove andranno le bozze, dove andranno i messaggi inviati, lo spam, il cestin e quello archiviato. Ricordiamoci che ne possiamo fare anche di nuove, avanti. Infatti ci propongono anche di importare addirittura delle mail che abbiamo in antiservizi, tipo Gmail, Hotmail, Yahoo, quindi possiamo addirittura recuperarle tutte e inserirle dentro questo contenitore qua, nel loro spazio web, che è ben di 20 GB. Qua ci fanno vedere anche tutte le funzioni aggiuntive che ci sono, come vi dicevo, la mail, il calendario, i contatti, il Key Drive, il Keymate, lo Swiss Transfer e il Keypaste. Scusate, non Key Drive, ma Key Drive. Okay. Key Drive è il loro cloud. Andiamo avanti. Qua ci fanno vedere come possiamo consultare email ovunque, perché possiamo ovviamente collegarci da qualsiasi parte del mondo per poterla vedere, oppure scaricare le loro app praticamente già costituite sullo smartphone, per esempio. Andiamo avanti. Qua ci fanno vedere appunto lo spazio che abbiamo disponibile. Qua ci offrono ben 20 GB solo per l'email, vi ricordo, e 15 invece per il cloud, quindi un totale di 35 GB, quasi il doppio di quello che offre, ok? Fine. Adesso vediamo come si fa. Questa è la, ci hanno fatto vedere la interfaccia in generale, come funziona. Adesso clicchiamo sulla, andiamo avanti col tutorial. Ci fanno vedere come personalizzare la parte grafica. Quindi possiamo, io di solito uso il tema medium, non quello chiaro e non quello scuro, perché mi mette in evidenza le barre delle cartelle. Qua ci fanno scegliere praticamente se il distanziamento dell'email è largo e medio oppure compatto. Io ne ricevo molte, quindi preferisco la densità compatta. Avanti. Qua ci fanno scegliere invece di dove praticamente appare l'email, se appare alla nostra destra, se appare sotto o se appare una lista normale, quindi cliccandoci praticamente si apre. Quindi questa è la disposizione un po' di un po' tutto il nostro desktop. Io lascio quella, diciamo, predefinita, consigliata da loro. Avanti. Ecco, cosa importante, qua ci fanno vedere praticamente come devono essere intrecciate le email. Allora, quando io mando un'email ad un amico, ad un collega, ad un socio, lui mi risponde, come in altri sistemi vengono praticamente raggruppate queste email e viene fatta una discussione. Io personalmente preferisco ricevere email spezzate, staccate, singole, quindi io scelgo questa opzione qua, cioè elenca le email ricevute senza raggrupparle. In questo altro invece sistema le raggruppa tutte insieme. Qua dovete scegliere voi, io personalmente preferisco che siano separate. Convalido e abbiamo fatto già il terzo step di questa guida, insomma, come funziona. Andiamo avanti. Qua mi fanno vedere come posso praticamente dove posso leggere queste email, sincronizzare. Posso fare su questo dispositivo, sul telefono, tablet o su un altro dispositivo. Lo faccio più tardi, perché io le leggo esclusivamente in webmail, cioè mi collego a infomaniac.com e là me le leggo. Facciamo più tardi. Qua ci fanno vedere come scrivere un'email. Allora, può comparire una piccola finestrella sovrapposta all'elenco delle email oppure una finestra grande. A me basta
Little Piccolo, quello qua, perché comunque dopo può essere ingrandito con questo tasto qua. Mando il mio primo email, lo mando al mio indirizzo david@zattarin.it. Vabbè, lasciamo così, ciao. Ok, e qua posso cancellare la loro pubblicità, però insomma io la lascio per giustamente diffondere anche agli altri questo servizio. Invia. Notate come il messaggio non è ancora stato inviato, la barra va avanti, ma c'è la possibilità di annullare eventualmente l'invio se magari ci ho ripensato, insomma, quindi ho 15 secondi per evitare magari di mandare a quel paese qualcuno. Ok, allora adesso passiamo invece al Key Drive. Il Key Drive è praticamente il loro cloud, eccolo qua, che mi permette di mettere al sicuro i miei dati, foto, testi, documenti. Quindi per aprirlo vado su applicazione e clicco su Key Drive, ma lo vedremo dopo noi. Alla fine, l'ultima parte del tutorial, della composizione guidata, chiamiamolo, mi spiegano come si fa a proteggere il mio account. Allora, anche qui c'è la possibilità di attivare la verifica su due fasi, cioè non semplicemente accesso diretto, ma magari io accedo al mio indirizzo email se magari mi arriva un messaggio di un SMS sul cellulare, oppure se ho un'altra email di riferimento. Insomma, per il momento a me non interessa, in quanto è un account che abbiamo fatto qua per voi per verificare come funziona, quindi fatelo se volete, ok? E adesso io torno indietro, quindi qua lo chiudo. E ci dicono: complimenti, adesso sai usare il tuo servizio. Allora, quindi abbiamo visto bene o male un po' come funziona. Adesso però vorrei farvi vedere come funzionano tutti gli altri applicativi. Allora, anche qua, cliccando sui nuovi puntini, abbiamo le varie funzioni. Per ogni funzione, loro addirittura fanno un altro diciamo tutorial, una breve guida così grafica per vedere ogni singolo funzionamento di ogni singola funzione che loro ci danno, però ve le farò vedere io un po' rapidamente. In sintesi abbiamo la mail, che è questa qua, me la ricarica. Dopo abbiamo il calendario, il classico calendario che può essere anche importato ed esportato su più persone. Abbiamo dopo i contatti, che è una rubrica che ci permette di inserire nuovi contatti e tenerli ben custoditi al sicuro. E dopo cominciamo con il K Drive, il K Meet, eccetera. Andiamo su K Drive. Il K Drive adesso deve un attimo configurarsi. Questo tempo che voi aspettate lo fa solo la prima volta. Dobbiamo accettare che autorizza ad analizzare i file di tutti gli utenti. Perché autorizzo? Questa autorizzazione qua, potete anche rifiutarla, serve affinché loro possano catalogare i documenti in base ai contenuti. Io ho visto che funziona molto bene, tipo metto delle bollette, me le metto insieme alle bollette, metto dei documenti del condominio, mi allega tutti i documenti che butto dentro nella cartella condominio, quindi io accetto. Logicamente, se leggete le informazioni qua, non fanno nessun controllo dei dati, registrare. Ecco, l'interfaccia si propone così, ci fa vedere le ultime modifiche, quindi le varie figure che hanno caricato loro, e inseriscono una piccola guida qua, un PDF, che spiega come funziona. Allora, generalmente funziona così. Con questo tastone qua possiamo importare un file, importare una cartella o creare per esempio un'altra cartella. Io creo una cartella che si chiama magari foto 2023. Tac. A questo punto, all'interno della cartella foto 2023, posso importare o caricare dei file, farne anche di nuovi, perché c'è anche un editor che vi farò vedere dopo. Importo una foto, per esempio, eccola qua, importo, vediamo in download qua, l'ultima foto che ho fatto, eccola qua, eccola, vabbè, questo PNG qua, e la foto viene importata e la troviamo già subito qua dentro. Possiamo anche dopo aprirla e vederla già online senza doverla esportare esternamente. Ok, logicamente
queste foto qua possono essere anche inserite in delle categorie tipo foto lavoro, foto vacanze, quello che vogliamo noi, e possono essere tramite questi tre puntini condivise tramite email oppure condivise con altre persone. Possono essere spostate, duplicate, rinominate, e possiamo addirittura vedere la cronologia delle versioni. Cioè, se mettiamo mano praticamente da una foto, un documento, possiamo fino a 100 modifiche tornare indietro, cosa comodissima con i documenti. Allora adesso andiamo qui, nuovo, e vedete che possiamo fare, oltre a queste cose qua, creare un nuovo documento, un nuovo foglio Excel, chiamiamolo tabella, una presentazione tipo PowerPoint oppure un semplice testo. Adesso apriamo un documento nuovo, diamo il nome, prova 2023, e lo creo. Nel momento che è creato, il documento c'è già, viene creato in pochi secondi, ok, e lo possiamo anche aprire ed editare. Allora, il funzionamento è un pseudo, diciamo, Word, che ci permette di poter scrivere quello che vogliamo. Ciao a tutti. E dopo salvarlo, stamparlo o addirittura anche scaricarlo direttamente in formato docx addirittura, oppure in PDF, come vogliamo noi. Allora, a questo punto novità che questo documento anche può essere anche condiviso in collaborazione con altre persone. Cioè, io posso invitare un altro utente che ha sempre questa suite a collaborare per scrivere questo documento qua. Quindi è una cosa, secondo me, meravigliosa, e ci dà una chat per poter praticamente interagire, diciamo, con gli utenti che stanno collaborando con la stesura, per esempio, di un preventivo. Logicamente so chi ha messo mano al documento e ho la possibilità di avere la cronologia di tutte le modifiche, come vi dicevo prima. Quindi uno strumento davvero completo per fare, diciamo, tutto quello che ci serve. Oltre a questo abbiamo la tabella, cioè l'Excel. Devo dire che è molto completo, ha tantissime funzioni. Lo apriamo, eccolo qua. Grafica pulita, molto molto chiaro, e il salvataggio è ovviamente automatico. Io scrivo un numero qua, tac, un'altra lettera, scusate, un numero qua, se io lo chiudo, proviamo insieme, dovrebbe salvarlo automaticamente. Lo riapriamo. Come vedete, non devo neanche fare salva, cioè tutto automatizzato, e logicamente posso stamparlo senza esportarlo, collaborare anche qua con altre persone, e posso anche scaricarmi il file e lavorare magari sul mio PC o mandarlo a qualcuno. Allora, per mandarlo a qualcuno posso logicamente mandarlo con la possibilità di condividere, e quando io condivido praticamente questo documento posso scegliere se è limitato, cioè se possono accedere solo alcuni utenti, oppure voglio fare un link pubblico. In questo caso qua questo link che io genero lo possono vedere tutti, quindi attenzione a farlo girare, perché se viene reso pubblico possono accedere un'infinità di persone. Comunque, diciamo, non, per esempio, per delle foto da mandare a degli amici oltreoceano o nella città vicina, potete benissimo creare un link pubblico, e dopo magari con i parametri avanzati è possibile anche dare la possibilità di scaricare il documento oppure anche no. Comunque, insomma, dopo vedremo. Ecco, quindi queste sono le funzionalità, diciamo, più importanti. Altra cosa che ha, ecco, vi ricordo che abbiamo 15 GB, se volete potete estendere lo spazio, e ne danno veramente tanto. Per esempio, con 6,09 € per un utente vi danno uno spazio di archiviazione di 2 TB, quindi ben diciamo dimensionato per tutte le nostre esigenze, tipo per fare il backup dei nostri smartphone, di noi, della nostra compagna, moglie e figli, oppure dei colleghi, perché 2 TB sicuri in cui possiamo sempre contare sono una spesa, diciamo, secondo me ben fatta. Io per esempio ce l'ho e faccio il backup del mio computer, delle foto dello smartphone, dei miei contatti, in modo tale che se dovessi perdere tutto comunque ho sempre l'ancora di salvezza e so che comunque ho tutto al sicuro, ok? Allora, per il momento non mi interessa. Altre cose che ha il Keymeet,
che è praticamente un programma compreso che mi permette di fare delle videoconferenze con due o più persone, possiamo iniziare una nuova, possiamo partecipare a una riunione oppure programmarne una. Funzionamento è molto semplice, cliccate su, per esempio nel programma 1, decido il nome, sempre prova, deve essere domani, non mi interessa, invitati, registrazione, e mi danno già questo link. Questo link qua o questo codice mi permette di partecipare alla riunione. Diciamo che non è necessario che i partecipanti siano iscritti a questa suite di Infomaniac, ok? Chiudo. Passiamo ad un'altra funzione, il Swiss Transfer, che praticamente è un'alternativa a un altro blasonato servizio di trasferimento dati, però a mio avviso più performante, in quanto mi permette di, vi faccio vedere, per esempio adesso io sempre in qua ci carico una foto, mi permette di inviare fino a 50 GB e non sono per niente pochi. Mi permette di inviarli via email, oppure mi permette di generare un link, ok, che dopo io spedirò via email a più persone, vi faccio vedere, in cui posso decidere quanta è la validità di questo file, quanti possono scaricarli, voglio che lo scarichi una sola persona, e voglio anche proteggere, per esempio, da una password, 1, 2, 3, ok? Non si può, meno se 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Facciamo una prova, ok? 3 megabyte. A questo punto abbiamo questo link qua. Questo link qua io posso ora darlo a chi voglio. Facciamo una prova, andiamo per esempio su un altro, eccolo qua, qua incollo, e mi chiederà la password per scaricare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con valido, e scarico il documento. Eccolo qua, scaricato, quindi comodissimo, e calcolate che 50 GB non sono, diciamo, uno scherzo, ok? Bene, allora abbiamo visto praticamente un pochettino tutto, adesso vi faccio vedere un'altra cosa, che vabbè, per uscire si fa un logout, e per rientrare potete andare su Infomaniac, col tasto di accesso, ok, allora email pd chioccio, l'abbiamo detto, ik.me, inserisco la password e faccio connessione, io non le salvo mai sul pc locale, ok, qua ho due account, quindi comunque vado qui e torniamo praticamente alla posta elettronica. Se vogliamo accedere agli altri servizi basta fare altro che cliccare su gestione dei prodotti, e qua abbiamo praticamente l'insieme dei servizi che abbiamo, cioè della posta, del calendario, della riunioni veloce, del trasferimento dei dati e del key drive. Bene, adesso io quindi vi saluto, vi lascio ai miei colleghi, se avete fare delle domande sono disponibile anch'io, spero di rivedervi in un prossimo mio corso. Arrivederci a tutti.